Del cuore di Vicenza, a Breganze, nasce Osteria Incontro. Dal 1961, in piazza Mazzini, dalla storica famiglia Andretta. Dall'esperienza e la passione per la buona cucina, con antipasti sfiziosi, e i primi piatti con tutta pasta fatta in casa. Specialità di carne alla griglia, che costituiscono il punto forza del locale, con preparazioni ricche di gusto e fantasia. Le specialità proposte seguono il ritmo delle stagioni, con serate a tema. Il metodo alla griglia per Permette di ottenere la perfetta cottura della carne, calibrata secondo la qualità e il taglio, mantenendo gusto e sapore di fiorentine, costate, tomahuac, filetto, tagliate che provengono da allevamenti selezionati e garantiti da tutta Italia. Inoltre sono previsti raffinati abbinamenti con i vini più pregiati da scegliere nella nostra cantina. Osteria Incontro dal 1961. Il posto che mancava a Breganze di Vicenza ora c'è, a disposizione per pranzi e cene aziendali. Cenone di Natale e fine anno. Prenota il tuo tavolo al 339 87 87 119 oppure 0445 89 7501. Ti aspettiamo! Parco Hotel e hotel Terme Sole. Abano Terme. Pensa alla tua salute, al tuo benessere, ad una vacanza unica ed esclusiva. Cure inalatorie, insufflazioni, inalazioni e fangoterapie con presidio medico e specialisti anche in ginecologia e ottorino laringoiatria Convenzionato USL, servizi unici per te che cerchi qualità e professionalità e una buona cucina per palati raffinati. Prenota la tua vacanza dalle terme più belle d'Europa. Abano ti aspetta al Parco Hotel e Hotel Terme Sole. Aperti tutto l'anno in completa sicurezza. Chiamaci allo 049-866-9671. Parco Hotel e Hotel Terme Sole. Via Flacco 31 e 72 Abano Terme. Relax e benessere ti aspettano. qua pronti, buongiorno, benvenuti anche oggi nel nostro appuntamento di di tutto di più, elastici ma puntuali, questo è il nostro modo di fare televisione, quindi ci siamo e so che siete sempre pronti a seguire i nostri bei programmi. Anche oggi come direbbe qualcuno abbiamo tantissima carne al fuoco, intanto salutiamo subito il nostro comandante, buongiorno caro comandante. Buongiorno. Com'è che è così attento stamattina, buongiorno subito, di la... solito ci mette tre minuti, preme il tasto e dopo stamattina invece... Eh, Perché stamattina il disco si è già scaldato. Sì, vabbè. Allora, eh... Quindi come andando abbiamo salutato, salutiamo invece gli ospiti che ci sono venuti a trovare, anzi l'ospite, perché il mio co-conduttore è sempre presente con noi, ma saluto immediatamente intanto l'ospite che è Riccardo del Ristorante Origini di Monselice. Quindi grazie per essere con noi Buongiorno. Riccardo. Buongiorno. Benvenuto, qui noi ci diamo del tu, quindi è sempre molto bello essere in famiglia e quindi il nostro Michele che ogni giorno ci organizza queste chicche belle e importanti. Devo ringraziarti come sempre perché sei preciso, non posso farti tanti complimenti. Se no, poi dopo poi beh, mi beh, beh, la, poi testa. la testa, però devo dire preciso, bravo, e quindi eh, ci porti sempre, devo dire, delle eh, persone straordinarie e che hanno quel tocco di classe che a me piace molto. Sì, e intanto saluto tutto il nostro pubblico adorato che eh, ci guarda ogni giorno. E poi volevo aggiungere che, eh, anche nel caso di Riccardo, ho trovato un qualcosa di straordinario, di particolare da mostrare al nostro pubblico perché ci sono delle eccellenze nel suo ristorante, ci sono delle qualità che poi Riccardo vi racconterà. Nel frattempo ho anche fatto portare qualche... Che dopo esempio che dopo, faremo che dopo vedremo. Adesso invece noi ci colleghiamo perché lo facciamo ogni mattina. Guarda che belle chicche che ci sono, ce le, ce le faremo proprio spiegare da Riccardo come funziona, che cosa fanno e che specialità ci sono nel suo ristorantino, perché è qualcosa di molto particolare. Sono quelle chicche che a me piacciono, sono un po' le classiche Conchiglie, quindi belle, importanti, dove si mangia sicuramente molto bene. Allora, direi che ci colleghiamo subito, caro eh, comandante, proprio perché oggi è il eh, 25 novembre, quindi giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo slogan è: Se mai abbasserò la testa, sarò solo per ammirare le, le mie scarpe. E ci sono anche perché oggi ci colleghiamo dalle nostre piazze di Padova e Titano ci ha organizzato qualcosa di veramente molto, ma molto particolare. Quindi un collegamento importante, il tempo non è il massimo quindi vedo già collegato Titano con noi <coughs> quindi Titano noi ci siamo facci come sempre la tua bella presentazione di tutto, prego allora ehm, eccoci qua, buongiorno a tutti, noi siamo collegati con Mariangela Zanni direttamente dal centro di Padova e ben ritrovato Michele Pigozzo che è in studio, ben ritrovato l'ospite e buongiorno a tutti e nuovamente i nostri telespettatori. Oggi abbiamo chiesto alla presidente del Centro Veneto Progetti Donna di essere con noi in una giornata così particolare. Loro sono lì a sensibilizzare eh, le persone che transitano per Padova. Voi vedete che stanno già installando. Siamo davanti al municipio di Padova, stanno installando questo grande albero che verrà poi illuminato domani pomeriggio dal sindaco. Ma io vorrei dare la parola a Mariangela Zani sul centro punto informativo. Oggi 25 novembre, Mariangela, mi senti? Ci sei? Sì, sì, ci sono. Eccoci eh, qua. Adesso, sono, vabbè, sarà un po' una Ciao Mariangela, un grazie. Ciao. buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie, grazie di essere con noi perché come, come vedete cari telespettatori eh, stiamo facendo un, un, così, un collegamento un po' particolare. Abbiamo chiesto a Mariangela di eh, farci capire eh, un po' meglio perché loro sono qui con questo punto informativo oggi. Ce lo mostri questo punto informativo e ci spieghi perché oggi 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. Sì, magari adesso vi faccio vedere anche il nostro banchetto così vedete il punto informativo. Oggi certo. è il 25 novembre ed è appunto la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed è nata negli anni 90 dalle Nazioni Unite per ricordare le tre sorelle Mirabal che erano state uccise proprio per la loro attività di attivismo all'interno della varica latina. E oggi è da insomma da, da che noi celebriamo questa giornata, che siamo qui presenti di fronte al Comune di Padova con il nostro punto informativo, insieme anche alla Croce Rossa eh, di Padova, e provincia, che ci supporta nella gestione di una casa rifugio, proprio per avvicinare la cittadinanza e le persone a quello che è il nostro lavoro. Qui vedete tutti i nostri materiali, li stiamo distribuendo anche alle persone che passano. Purtroppo oggi piove, quindi è una eh giornata sì. sfortunata. però l'obiettivo è quello di eh, farci conoscere, di far sapere alle persone che esistono i centri antiviolenza, e soprattutto oggi, insomma, di provare a portare una piccola riflessione anche su questa giornata che magari può aiutare. Senti, anche a... eh, scusami, Maria Angela, tu mi accennavi che il vostro, il vostro scopo è anche quello di sensibilizzare. Le amiche e le persone di, queste persone di queste donne che soffrono di violenza, perché magari loro non vogliono avvicinarsi a questi centri che ci sono in tutte le città. Perché oggi, eh, cari telespettatrici, che ci state seguendo dal Piemonte, ce ne sono anche in Piemonte, in Lombardia, in Trentino, in Emilia Romagna, dappertutto: questa è una giornata significativa. Mariangela, ecco, ehm, lo scopo eh, primario diciamo, per il quale voi siete lì a distribuire questi volantini è anche quello appunto di dare un messaggio alle persone perché magari qualcuna conosce qualche altra donna che soffre di questa violenza. Com'è questa? Ecco, ecco. scusa, eh, mi, mi togli l'interfono, grazie, ecco, dimmi, dimmi pure Mariangela. Il, il consiglio che noi diamo sempre quando qualcuno ci chiede cosa posso fare io per aiutare un'amica è quella di eh, invitarla a rimanere a rimanerle sempre accanto, a non giudicarla nel suo racconto, a, ad accettare anche che l'amica, la parente, la madre possa non voler andare subito al centro antiviolenza, rispettare i suoi tempi, perché prima o poi lo farà, ma comunque starle sempre vicina. Non, eh, mai allontanarsi, anche se sembra che lei voglia allontanarsi. Sappiamo che l'isolamento è una delle armi che il maltrattante usa proprio per eh, continuare a far rimanere la donna nella relazione violenta. Quindi, come amiche, come società, come colleghe di lavoro, colleghi anche, non solo le donne, dobbiamo stare vicino a creare una rete. Di aiuto, di sostegno a tutte quelle donne che conosciamo che magari stanno vivendo questa situazione. Non dobbiamo mai rimandare un senso di colpa al loro comportamento, ma eh, ascoltarle senza giudizio e anche a volte in silenzio, ma solo con la presenza e con il nostro supporto. Senti, avvicinati al tuo punto informativo, facci vedere un po' intanto il materiale. Intanto chiedo al nostro regista se può mandare in onda magari qualche immagine dedicata alle panchine, queste panchine rosse. Vai pure tu, Mariangela, intanto. Spiegaci un po' il tuo sì. materiale. Sì, qua vedete, abbiamo, abbiamo delle campagne di comunicazione, di informazione che questa vedete campagna colorata mira a sfatare alcuni, alcuni miti che le donne hanno, alcuni pensieri che le donne hanno e che le tengono lontane dal centro. Ci sono delle domande? Al centro antiviolenza mi chiederanno, sarò eh, ovviamente sì, crederemo alle loro storie, eh, sarò obbligata a denunciare, assolutamente no, eh, posso chiamare il centro senza dire il mio nome, assolutamente sì, noi manteniamo la privacy, eh, posso, il centro farà qualcosa, mia insaputa, tutte le decisioni che noi prendiamo le prendiamo insieme alla donna e faremo solo quello che lei desidera e che ci consente di fare. E poi domande anche che riguardano proprio la consapevolezza rispetto alla violenza. Molte donne non vengono da noi e ci chiedono ma quello che sto subendo è violenza? Non sono convinta, non lo so. Noi possiamo aiutarle anche a prendere consapevolezza a questo e ovviamente Bene. mantenendo la sua privacy e riservatezza. Abbiamo Senti... Anche... Ecco, poi le magliette, poi vedo altro, altro materiale, spiegaci. Sì, il materiale è dei... nostri sportelli, abbiamo uno sportello per le giovani donne, lo sportello Marielle, che è stato aperto quest'estate proprio per accogliere un target che sempre più arrivava al centro, ma abbiamo voluto parlare anche a loro direttamente e con questo punto che è tra l'altro in piazza Capitaniato nello sportello Donna del Comune di Padova le donne fino ai 25 anni possono venire, venire lì venire accolte dalle nostre operatrici Ok, senti Mariangela eh, questo simbolo di questa panchina eh, che cosa è? Sì. Qual è il significato profondo della, della panchina rossa? Che, che è un po' il simbolo... Eh, anche di, di queste campagne contro la violenza sulle donne? Sì, la panchina rossa è il simbolo di un posto occupato da una donna che non può più occuparlo, quindi è un simbolo per tutti quei femminicidi che in Italia continuano ad essere ancora un fenomeno eh, molto presente, molto importante, con un trend che non mira a che non tende a diminuire. Eh, al contrario invece degli altri omicidi che stanno diminuendo, i femminicidi continuano ad incidere tra il 40 e il 43% nel totale degli omicidi, ma se pensiamo che i femminicidi eh, sono l'uccisione di una donna in quanto donna, questa incidenza è importantissima perché le donne non vengono uccise magari per, eh, perché appartengono alla criminalità organizzata o perché magari durante una rapina vengono uccise per il solo fatto di aver deciso di liberarsi da una relazione violenta. E è un fenomeno ancora sottovalutato, eh, ma che insomma, in, questi, in questi giorni soprattutto sta emergendo anche a livello mediatico e noi ne siamo assolutamente... Felici. Senti, quindi la panchina è una panchina che rimarrà per sempre vuota perché quel posto non potrà mai essere occupato da una ragazza, da una giovane, da una mamma, da una nonna perché è stata uccisa. Ecco, questo è un po' il significato di questa panchina rossa vuota. Mentre per le scarpe, diciamo che eh, vedere sempre queste scarpe rosse, eh, mi, mi sono informato, è questa una. Un'artista un messicana eh, che ha avuto anche lei la sorella che è morta, per la prima volta ha esposto queste scarpe appunto per dire che queste scarpe erano indossate da donne che poi non le possono più indossare. Insomma, quindi, questi sono poi i significati. Sì. Eh, ecco, eh, io, io ti ringrazio tantissimo, Mariangela, per il tuo intervento. Eh, wow. Vi auguro oggi di sensibilizzare più persone possibili perché so che voi siete lì sotto la pioggia eh, nel centro di Padova, ma noi ricordiamo che questa cosa in questo momento sta avvenendo in, in tutta l'Italia e in tutto il mondo, perché la giornata è una giornata internazionale contro la violenza, violenza sulle donne. Ecco, grazie. Davide, a te la parola. Grazie, No, ospiti, eh, guarda. Io, ecco. io, con molta attenzione, ho ascoltato e spero che veramente eh, sia un modo per, eh, ecco, per dare veramente un grande aiuto a chi è in difficoltà. E so che voi, come associazione, lo fate. Quindi ci contiamo molto nella vostra presenza, ma soprattutto nelle persone che hanno la paura. Quindi non abbiate la paura di denunciare perché la donna deve avere non solo i diritti, wow. ma io dico, la donna è sempre un passo più avanti di noi, che siamo un po' orsi. Quindi grazie, care donne, per quello che fate. Grazie molto. Ciao Mariangela, grazie, ciao a tutti, ciao Michele, ciao, 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 ciao. Bene. ciao ai telespettatori, vi lascio con la cucina perché abbiamo approfondito i discorsi ma adesso si parlerà di cucina. E eh, non solo, dai. parleremo <ride> di un locale molto sciccoso che c'è a Monserice con il suo proprietario, insomma, quindi tante tante cose belle. Ciao, però, grazie prima di, Angela, ciao, ciao, tutti, però ciao. Però prima di entrare nel vivo, voi sapete che il, proprio nel bel mezzo del nostro cammin, come avrebbe detto chi? Dante. Dante. Chi è che abbiamo? Abbiamo uno che si chiama con la D, che non è Dante, ma che è Daniel, che adesso arriva con noi. Vieni, Daniel, prego, accomodati. Sì, sì, vieni qui in fianco a me. Vieni tranquillamente, arriva. Ti parlo eh. così? No, Ciao. Eh, tu, si sente lo stesso perché <ride> abbiamo i microfoni ambientali. Come stai? Benissimo. Bene. Allora, oggi con chi ci colleghiamo? Con Federica Lacamba. Che? Un'autrice da 10 milioni di copie vendute. Però, so. Allora, si trova lei dove? dovrebbe essere a Roma o a Cagliari a Cagliari so. o a Roma Daniel sapete che è il nostro super inviato speciale di Stereo Città eh, soprattutto una delle nostre eh, belle radio una delle più ascoltate nel nostro eh, Triveneto quindi Daniel io so che tutti i giorni sei lì in radio, fate programmi, cose varie e organizzi anche eh, degli appuntamenti importanti proprio qui a Caffè TV24 come quello di andare a trovare degli artisti che sono conosciuti ma anche qualcuno che chiaramente poi vuol mettersi un attimo in, eh, in luce allora adesso Secondo che il nostro bravo comandante si collega e poi iniziamo subito a conoscere da vicino proprio la, gamba, la Federica gamba Federica gamba. Quindi eh, vedremo un attimo, la conosceremo, andremo a scoprire proprio i suoi talenti. E poi, visto che poi c'è anche un bel video, andremo ad ascoltare. Assolutamente la Assolutamente, sì, sì, sì. E parleremo del suo ultimo singolo, appunto Contravento. Perfetto, poi eh, spiegheremo un po'. Comandante, dobbiamo chiamare Meucci dall'alto o riusciamo? Eh? Dal basso tutto Dal basso, di... No, no, dall'altro no, dall'alto. Dall no, no, un attimo, un attimo. Bell comunque contro la violenza sulle donne. Ne abbiamo parlato anche di là prima, beh, insomma, oggi è la, Su è è la, è la giornata che è, è punta molto soprattutto sul, sul discorso donna, quindi noi tu sai che siamo sempre molto vicini. Avremo presto ospite eh, Gregolini che porta che ha fatto tre sculture fatte uh -huh. a forma di scarpe rosse e le sta mostrando in giro. Per vari comuni. Ma proprio, ah, proprio in, in occasione sì. del.? Oggi è in giro per i comuni e gli ho già detto, siccome è lo stesso che fa il presepe vivente sì. e, e quindi sarà nostro ospite, parlerà anche di queste opere. Bello, bello. E io... ce le porterà? Beh, sicuramente se le porta farà molto piacere quindi. Eh, staremo sempre in tema eh, della de, de cosiddetta antiviolenza sì. eh, sulle donne, insomma, che, che, che la trovo veramente una cosa incredibilmente Ma che c'è ancora, eh, guarda che ci sono ancora i cosiddetti dati allucinanti sì. purtroppo. E, e tante persone che non parlano perché magari hanno i figli, perché magari hanno eh, una, una situazione particolare ed è sbagliato. Cioè eh, apritevi, ma non fatevi più, insomma, io dico torturare, perché a fine di conto diventa una violenza. Una, una tortura in casa che è completamente sbagliata. Come andate, ce la facciamo o chiamiamo i pompieri stamattina? Mi dica lei, eh, se no chiamiamo i pompieri. Dai. Portami invece tu un po' di novità, cosa fate a stare Città? Beh, ho tanta roba, eh. ah, tata, tanta roba, eh. tata roba, tata roba, ci saranno prossimamente Dennis Dosio, non so se lo conosce, un influencer, un brasiliano. No. Molto, molto bravo. Mm. Ci sarà Leonardo Maini Barbieri, novità musicali, un sacco di ospiti, tanto work in progress. Ma spiegami, siamo un po' eh. curioso: tu al mattino, cioè, il compito tuo, vabbè che qui sei un inviato speciale, qual è? Quello di andare a scoprire cose nuove? Beh, innanzitutto conduco con, con, con Andrea Cecchinato. Auguri, Poi? <ride> auguri. Poi? e Simone Canova? dai Doppio auguri. Doppio auguri. Però, però, Simone è in regia, quindi Simone è già un pesce fuori dall'altro. Diciamo che è un programma che insomma, è, un, è, un, è un, una sorta di talk: uh -huh. parliamo di, di tutto, insomma, di gossip, di notizie dal mondo. L'avete chiamato di tutto, di più come noi? No, si, chiama di... Discovery? Ah, Discovery. si chiama Discovery, e va in onda dalle 10.30 alle 13 dal lunedì al, al venerdì. Ah. Non ci, non ci ascolti mai. No, sei qua direi. come faccio ad ascoltarti? Cioè io ho due orecchie, però devo, devo dedicarmi qui. Quindi... Eh, Davide, eh. Questo è un ristorante vivo. Perché... Origini eh. contemporanee. Quindi partiamo. Però gli, una... però gli manca una. manca cosa. Ostaria? Eh, qua che ti volevo. Eh. Io stavo dicendo origini sì. contemporanee Sì. Perché lui parte dalle origini, sì. ma le trasforma in un qualcosa di moderno. Uh -huh. E ci offre dei piatti, ci offre delle emozioni sensoriali che sono proprio contemporanee, ah. che ti fanno amare la, la voglia di, and di andare al ristorante, Bello. ti fanno amare la voglia di essere con qualcuno al ristorante. Beh, questo è già qualcosa, quindi adesso tienilo un attimo in calda, come, come tu hai detto, perché io immagino che da casa la curiosità sia quella, come un ristorante che è vivo, un ristorante che si fa amare, una osteria ristorante, quindi ci sono tante cose che andremo sicuramente proprio a mettere a fuoco, ma vorrei farlo soprattutto nella nostra parte centrale del nostro programma, perché poi, insomma, eh, Enrico è un fiume in piena, quindi eh, sappiamo che la parola non ti manca, quindi... Eh, sarà sicuramente molto bello far spiegare ai nostri telespettatori come ti è nata questa cosa, da, da dove scaturisce insomma e, e poi tutto quello che poi il, certo. il tuo, la, tua, la tua bella attività dà a chi viene. Perché io dico è ecco, quel ristorante coccolo che non è né grandissimo né piccolissimo, ma quando uno entra trova proprio l'accoglienza e trova tutto quello che c'è da eh, trovare. Quindi eh, la professionalità e in, in particolar modo anche il eh, eh, io lo chiamo quella, quello stile che non trovi da altre parti, non perché vogliamo tirarcela, ma perché è così. Eh, quindi è, è una cosa sicuramente bella, interessante e che dà sicuramente ecco, quel prestigio al cliente che entra. Poi, certo, è... beh, tra l'altro c'è una frase anche molto nota, mm. non, voglio, non voglio dire di, di chi è cenno, ma a tutti gli effetti ricordiamoci sempre che la moda passa e lo stile resta. È vero, è vero, la moda passa, lo stile resta, però sai, quando eh, si entra in, in un posto come il tuo, eh, vedi la differenza. Quindi ecco, a me piace proprio questo: cioè il vedere, il notare, l'essere coccolato. Il, cioè io, quando io oggi vado in ristorante voglio anche sapere che cosa mangio quindi non è che dici sì, buonasera prego questo è il nostro menù blah, blah, blah. cioè c'è tutta una bella spiegazione che viene fatta soprattutto dal tuo personale e da te stesso che coccoli il cliente cioè quindi questo certo. cioè, sei tu che ti metti in gioco ed è bellissima questa cosa quindi il mettersi in gioco fa cioè da quello che magari gli altri non fanno perché, perché hanno le, le loro idee hanno i loro metodi ma il tempo passa e, e le mode cambiano se posso aggiungere, sì. Riccardo è molto anche presente e preparato. Io l'ho conosciuto mh, durante mh, il concorso del piatto di Federico II che abbiamo fatto a Monselice. Certo. Lui ha, ci ha raccontato la storia eh, rivoltandola su, sul piatto che poi era una composizione di più piatti. Sì, era un trittico. E, e ci ha raccontato tutta la storia nei cinque minuti che ha parlato che ha affascinato tutti quelli che erano presenti. Dopo voglio vedere come affascina il pubblico nostro. Allora, hai tutto quanto? Pronti? Ho visto che Beucci ha tirato i fili, quindi, quindi ci siamo, <ride> siamo collegati. Intanto saluto questa bella eh, ragazza, questa bella eh, giovane, sorridente. Grazie per essere collegata con noi, cara Federica. Buongiorno Federica, come Eccoci. stai? Eccoci. Tutto bene? Buongiorno, buongiorno, benone, grazie. Dove... Ringrazio per ti ringrazio per la bella e per la giovane guarda io dico che le donne sono tutte belle sono tutte giovani quindi non c'è età l'età va nella carta d'identità ma io dico io che sono vintage quindi che ho superato i 50 sono tornato indietro di 25 quindi è nella carta d'identità che gli anni vanno avanti dove, dove ti trovi geograficamente parlando? stai a Roma o a Cagliari? sono a Milano ecco non perfetto meraviglioso bingo Com'è il tempo a Cagliari? Piove, fa brutto? A no, è a Milano. A Cagliari non lo so, ma a Milano piove di brutto. Perché io ho un amore per Cagliari, quindi insomma... Chissà che amore ci sarà a Cagliari. No, per la città, anche per i cagliaritani. Ah, pure eh, so che amore a so Cagliari. <ride> allora, Controvento è il nuovo singolo di Federica Camba, autrice di, di più di 10 milioni di copie vendute. Quando hai eh, realizzato mh, che Controvento era in un certo senso la chiusura di un cerchio? Me ne sto accorgendo solo adesso, devo dire la verità, perché mentre scrivo io ho la necessità di scrivere, perciò butto fuori quello che per me è un'urgenza. Eh, quando poi riascolto, e in questo caso ovviamente Controvento in questo periodo la sto ascoltando tanto, e mi rendo conto di quello che davvero avevo dentro mentre mentre probabilmente avevo quella necessità di buttare fuori. Perciò devo dire che eh, probabilmente ora mi sto accorgendo che Controvento ha chiuso un cerchio un po' di consapevolezza che, che mi serviva. Il, um, il videoclip regia di Luca Tartaglia, com'è nata l'idea del video? È nato insieme da una mia idea e da una sua idea. Devo dire che ci siamo mischiati benissimo in questa cosa e, ed è un video che davvero mette in atto quello che c'è scritto nella canzone, cioè il messaggio che davvero ha la canzone, cioè questa metafora della gente senza volto che cammina tutta uguale verso la stessa direzione e io con questa X nera sulla, sulle labbra che dico non me ne frega niente, come a dire ho bisogno di parlare di essere chi sono e non chi devo essere. Senti dove ti possiamo seguire sui, sui social? Che so che sei molto social. In realtà, guarda, mi sono avvicinata ai social dal momento in cui c'è stato il lockdown della pandemia perché ovviamente avevo la necessità di accorciare le distanze che, che questa Covid ha messo e, e finché non si può tornare, non si poteva tornare. A suonare dal vivo avevo la necessità, appunto, perciò mi trovate in tutti i social su Instagram, Federica Camba Official, e su, su Facebook, in tutti gli in store digitali. Insomma, sono presentissima trasmetti proprio la tua grinta, le tue, devo dire, proprio eh, doti di donna. E visto che parliamo di donna, caro Daniel. Allora, oggi è, la giornata, la, è una giornata molto, molto importante contro la violenza sulle donne. Che cosa vorresti dire in merito? Eh, Vorrei dire che davvero non, eh, siamo abituati a delle cose che non sono normali, siamo abituati a far passare dei, dei gesti che non devono essere eh, passati. E, e, e la violenza sulle donne non è solo quella così tanto esplicita che poi va sui giornali e che a volte non è neanche tanto punita, ma è fatta di piccole ehm, reazioni sbagliate quotidiane, è fatta di, mh, di piccoli passi troppo in là che, che bisognerebbe fermare da subito. Io eh, credo che sia, sia le donne che gli uomini che vogliono vivere in una società più civile debbano lottare insieme per... Per migliorare questa situazione che è davvero pesante. Bene. Federica, se passi per Padova, chiaramente sei la benvenuta. Okay. Grazie, Noi. molto volentieri. <ride> Grazie. Sì. Ti, ti portiamo in un locale molto bello che è in provincia di Padova, a Monselice quindi in un locale eh, adatto proprio alla tua persona. Bello, eh, scicoso, giusto, con un trattamento con, non in guanti bianchi, di più. Quindi, Perfetto. quando vieni, sai che sei nostra ospite. Guarda, casualmente, allora ci passo oggi a pranzo. Perfetto, ti, a, eh, eh, ti, a, ti aspetto. <ride> Dimmi l'ora, che allora noi eh, ti, ti aspettiamo e verremo Mi a servirti. Ho fatto venire la culina. Guarda, sicuramente ti serviremo qualcosa di molto, ma molto speciale. La Camba ti mando un abbraccio. Ti vogliamo bene. Grazie a voi. Seguitela sui Grazie. social e a presto. Ciao, ciao e in bocca al lupo. Ciao, Grazie. ciao, ciao. Ciao. Viva ciao. Il lupo. Fermati qui adesso, caro Daniel, perché noi come sempre, sai cosa facciamo? A quest'ora qua? E che ne so? Magniamo! Eh, ma no, mangia, no. no, facciamo un po' di fatturato perché la corrente è aumentata. Quindi, cara energia, <ride> un po' di fatturato, poi dopo torniamo subito. Un grazie ai nostri sponsor, grazie a Daniel. Ci vediamo tra un minuto e mezzo. Prego. del cuore di vicenza a breganze nasce osteria incontro dal 1961 in piazza mazzini dalla storica famiglia andretta dall'esperienza e la passione per la buona cucina con antipasti sfiziosi e i primi piatti con tutta pasta fatta in casa specialità di carne alla griglia che costituiscono il punto forza del locale con preparazioni ricche di gusto e fantasia le specialità proposte seguono il ritmo delle stagioni con serate a tema il metodo alla griglia per Permette di ottenere la perfetta cottura della carne, calibrata secondo la qualità e il taglio, mantenendo gusto e sapore di fiorentine, costate, tomahuac, filetto, tagliate che provengono da allevamenti selezionati e garantiti da tutta Italia. Inoltre sono previsti raffinati abbinamenti con i vini più pregiati da scegliere nella nostra cantina. Osteria Incontro dal 1961. Il posto che mancava a Breganze di Vicenza ora c'è, a disposizione per pranzi e cene aziendali. Cenone di Natale e fine anno. Prenota il tuo tavolo al 339 87 87 119 oppure 0445 89 7501. Ti aspettiamo! FedAS vuole stupirti con la nuova ed innovativa collezione di guanciali. Dorin, l'antirughe, ringiovanisci mentre dormi, previene la formazione di rughe, elimina la pressione da contatto, mantenendo il viso in sospensione, favorisce l'ossigenazione della pelle per un effetto liscio e riposato. Triama, il rivoluzionario, la speciale bugnatura che assomiglia a tante piccole dita, dona un leggero e costante micromassaggio che stimola la circolazione. Innovativa la spammatura di microparticelle del rame che con il suo effetto antiossidante riduce rughe e zampe di gallina. Già dopo Settimane di utilizzo. Fortes, l'antibatterico per eccellenza. Assicura il massimo grado di incontaminazione. Realizzato in memory termoformante microforato antibatterico. Fedars. Riposare bene oggi. Per informazioni e ordini, visita il sito fedmarket.it oppure chiama il numero 049-490-6123. Azienda Ricerca per Padova, commessa con comprovata esperienza per brand italiano, scopo assunzione a tempo indeterminato. Per info 389-535-6426. Sei pronto ad affrontare le sfide del mondo? Cerchi un lavoro? Ascolta questo annuncio. Azienda di installazione e telecomunicazioni, ricerca per il proprio organico, personale anche da formare, di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Per ricevere ulteriori informazioni, chiama ora lo 049-80-86-771. Parco Hotel e Hotel Terme Sole amano terme. Pensa alla tua salute, al tuo benessere, ad una vacanza unica ed esclusiva cure inalatorie, insufflazioni inalazioni e fangoterapie con presidio medico e specialisti anche in ginecologia e ottorino laringoiatria convenzionato USL servizi unici per te che cerchi qualità e professionalità e una buona cucina per palati raffinati. Prenota la tua vacanza dalle terme più belle d'Europa Abano ti aspetta al Parco Hotel e Hotel Terme Sole aperti tutto l'anno in completa sicurezza chiamaci allo 0 449 866 96 71 Parco Hotel e Hotel Terme Sole, Via Flacco 31 e 72, Abano Terme. Relax e benessere ti aspettano. Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, Digital Radio, Web Streaming. E eccoci tornati ancora assieme, oggi giornata molto particolare, dedicata appunto alle donne, appunto fermiamo la violenza sulle donne, ed è, come dice la frase, ricostruirsi un futuro è sempre possibile. Ospite poi in studio oggi, nella nostra seconda parte abbiamo il nostro Riccardo, che non è Enrico, ma che è Riccardo, pensavo è Enrico il sedicesimo, quindi è Riccardo, e me ne scuso perché prima, anche se magari da casa, eh, ma sei Riccardo. Può è quindi... un abbreviativo. Eh sì, no, ho, ho sbagliato io, quindi io quando sbaglio chiedo scusa. No, non mi sbaglio mai, invece, con, con Michele che lo chiamo sempre Federico, quindi sei, sei giusto. Secondo, però. Secondo, secondo. Che però non sei secondo nessuno perché sennò qui entriamo nel Vangelo. Secondo Matteo, secondo Giovanni, non siamo secondi nessuno. Allora, torniamo con noi e adesso, cari miei. Aprite come si suol dire bene i vostri padiglioni a Perché? Perché il nostro bravo eh, Michele Pigozzo oggi ci ha portato veramente un bell'ospite che eh, ringrazio, che è appunto è Riccardo, che vorremmo conoscere però in modo più, eh, diciamo, più vicino ma soprattutto approfondire di più eh, la sua persona e, e conoscerlo più da vicino poi dopo aprirò anche un cassetto che tu mi hai dato l'ordine di aprire caro Riccardo quindi io ho sai che insomma non è solamente donna l'acquisita donna ma anche l'uomo quindi dopo ti, ti farò qualche domanda niente di privato perché ho messo in parte la privacy quindi tu mi hai dato l'ordine e io l'ho aperto quindi in modo educato prego Michele anche perché è, è importante perché io vi ho raccontato il contorno, <coughs> ma adesso Riccardo ci racconterà veramente cos'è Origini Osteria Contemporanea. Grazie, Beh, innanzitutto ringrazio Michele che ha, da, ci ha dato la possibilità di venire in trasmissione di poter parlare del nostro umile piccolo progetto. Ringrazio Davide, e ringrazio Davide cioè per l'accoglienza e tutto me. lo staff. Grazie, vi ringrazio. Eh, Origini ah. Osteria Contemporanea, eh, sì, è un progetto. Eh, che noi per quanto piccolo possa essere riteniamo comunque molto importante. Dico noi, perché ovviamente parlo eh, per conto anche di tutto il mio staff eh, e soprattutto anche del mio braccio destro, cioè colui che il cosiddetto braccio armato, eh, che mi permette un po' di sviluppare quello che sono un po' le idee culinarie. Perché due anni fa eh, in una cena, perché poi molte volte eh, le cose. E I grandi progetti nascono, nascono da un incontro magari amichevole, eh, discutevamo assieme e, e Marco, appunto lo chef Marco Danelli, eh, che eh, ovviamente un ragazzo molto giovane ma che comunque ha molta esperienza eh, cercava un po' di ehm, capire quali, fossi, quali fossero le mie, le mie attitudini verso il cibo beh innanzitutto parte tutto da una passione che è proprio la passione per il cibo per il, per il, per il mangiare bene ehm, abbiamo cercato di partire un po' da questo progetto proprio dal piatto cioè beh. non sapendo in realtà dove svilupparlo abbiamo pensato di capire e, e, e sviluppare proprio nel piatto quello che erano le nostre idee di cibo e del mangiare bene. Perché? Perché ci siamo trovati assolutamente in sintonia, si può parlare di eh, piatti molto semplici come di novel cuisine. Beh, noi su questo abbiamo voluto appunto ritornare a quello che sono le origini ed ecco eh, da dove nasce il nostro progetto, nasce dalle origini, le origini delle materie prime. Perché? Perché siamo su un territorio, siamo ai piedi dei Colli Ugani, siamo in una cittadina eh, medioevale, una città murata, non sedice, eh, molto molto, eh, ripeto, proprio ai piedi dei Colli Ugani, dove gli stessi colli e comunque il territorio padovano e veneto offrono eh, molte materie eh, che volevamo poi sviluppare nel piatto. Trasformandole, trasformandole e portandole all'esasperazione? Assolutamente no, ma semplicemente trattandole eh, con la dovuta maniera e con il giusto rispetto. Abbiamo, siamo partiti dal piatto, abbiamo deciso anche di andare un po' in autoproduzione, per cui non vi nascondo che abbiamo il nostro orto, da dove sviluppiamo i nostri ortaggi, abbiamo anche fatto una piccola serra, eh, che ci permette magari di portare un po' più lunghi quelli che sono i tempi diciamo così, della stagionalità degli ortaggi. Produ e, e questo ovviamente è molto molto vicino al nostro ristorante. Eh, in un terreno, tra l'altro, che è un terreno anche molto conosciuto perché lì eh, si sviluppano anche gli asparagi, i famosi asparagi di pernomia, eh, e poi abbiamo anche deciso. Di eh, avere il nostro olio extravergine di oliva che invece produciamo con degli olivetti che abbiamo ad Arquo a Petrarca. Per poi invece coniugare il tutto, ovviamente dove c'è il cibo, dove c'è il food c'è anche il beverage, quindi eh, dove, dove si mangia bene c'è anche la necessità di bere bene. E abbiamo deciso appunto di produrre due vini. Ovviamente, non avendo proprio due cantine, mi sono appoggiato a due amici. Abbiamo scelto proprio i mixage corretti dei vitini, abbiamo studiato il mix giusto con i piatti e il risultato è un vino bianco, eh, un vino bianco mm, biologico doc targato origini marchiato assolutamente origini. Bellissimo. Noi abbiamo tutta la nostra linea di origini, quindi il nostro bianco abbiamo il nostro rosso che abbiamo presentato eh, non più di un mese fa, un taglio bordolese, anche questo biologico ed anche questo eh, dei colli ugani e d'oc. Eh, questo cosa ci fa capire? Che chi viene nel nos nella nostra osteria eh, mangia il territorio, trova prodotti del territorio, dall'olio, dal, dal condimento dell'olio al, sì. al vino e a dei eh, prodotti soprattutto che vengono prodotti dal vostro orto, quindi dalla, dalla, dalla nostra terra. Sì. Eh, ma che però è molto bello perché non tutti hanno la possibilità di, eh, di poter avere dei propri prodotti quindi coltivati nel, nel proprio orto, nel proprio appezzamento di terreno e quindi poi io dico sempre sai, dal produttore al consumatore ma in questo caso è diretto <ride> Beh, Sai Davide eh, c'è anche un motivo, l'impegno è notevole, eh, è molto più semplice a volte ci cioè, farsi arrivare col caffè aiutandoci nella verdura e per carità sicuramente buona ed eccellente, però poi magari non trovi sempre quello che desideri o comunque insomma anche è una questione un po' di orgoglio e di soddisfazione. Soprattutto poi mi permetto di dire che faccio un esempio degli ortaggi: i nostri ortaggi, oltre all'acqua non hanno mai assunto nient'altro e questo non è poco. Per carità, si perde sicuramente una parte della produzione, però dall'altra parte è anche vero che la qualità, ma la salubrità del prodotto è sicuramente notevole mi viene in mente un po' una pubblicità che non faccio il nome sai che era di una famosa grappa che, che diceva per avere una buona grappa devi tagliare via la testa, la coda e poi ti resta proprio tutto è un po' così nella, nella produzione degli il ortaggi per, eh, per chi soprattutto li produce magari per la grande industria si usano tutte le cose chimiche che conosciamo ma per chi invece dice no guarda devo farlo perché devo accontentare il mio eh, cliente il pubblico che poi verrà alla fine è vero che ne scarti molto ma poi del diciamo così del prodotto di quello che poi ti resta hai un sapore che è unico quindi quelle, sì, sì. quel gusto che eh, lo provi so solamente se ci caspita eh, ma è così perché perché eh, lo coltiviamo noi perché non mettiamo nessun additivo perché non mettiamo nessun tipo di concime o cose varie che vanno magari a modificare o a far sì che le cose siano insomma differenti posso sì. confermare sì. che io ho assaggiato e lo vedremo nel filmato mm -hmm. eh, una pasta fatta con il broccolo bianco appena colto e era veramente eccezionale, tra l'altro lo chef molto capace, ha reso sia morbido che croccante perché ha aggiunto questo broccolo. Anche ma, è, ma è mai possibile che le situazioni capitano sempre a te, quelle più belle? Sei come eh, un, un altro personaggio della, della TV che ti gusta e dopo noi siamo lieti. Ma ah. che io me le cerco. Ah sì sì sì, <ride> sì no, è, vero, è, vero, è vero, è vero, è vero. No, no, quindi eh, confermi soprattutto quello sì, che eh, Riccardo. La freschezza e l'aroma e, e la, la tradizione. Ma poi mi piace perché proprio il posto che lo stiamo vedendo è proprio ai piedi dei Colli Ugani, quindi siamo nel, nel centro, proprio nella piazza centrale di eh, Monselice, giusto? Sì, quella eh, che si vedeva era sì. La Rocca. Piazza... La, eh, la Rocca, ci sono le mura che poi costeggi, insomma, eh, è, è un posto veramente molto bello. Quindi anche particolare, quindi io dico sempre se vogliamo fare bella figura, se vogliamo portare i nostri amici, la nostra compagna, eh, la nostra moglie, il nostro compagno, insomma, chiunque, dico stasera ti porto su un posto particolare origini, secondo me, è proprio il posto adatto e, e dove poter proprio gustare quelle cose che magari non troviamo da altre parti, perché so che hai un, eh, un, un tuo cuoco, un tuo chef, insomma, che è molto bravo nella, nella preparazione, è molto attento anche sì, nell'impiatamento. È fare. molto bravo e capace e, e vorrei dire, tra l'altro, che la sua bravura è proprio di, quella di eh, cercare di esprimere nel piatto quello che sono le mie e le sue idee. Ecco, eh, ovviamente eh, io gioco di testa, lui gioca sicuramente molto più di mani. Eh, abbiamo proprio un team di ricerca e sviluppo eh, per cui è anche vero che non andiamo in autoproduzione con tutte le materie che troviamo. Questo mi sembra evidente e palese, ma dall'altra parte andiamo a eh, colmare il gap con tutta una serie di materie, materie prime che noi stessi siamo andati a ricercare nelle aziende, aziende che abbiamo spesso trovato nel territorio. Ma eh, Michele, giustamente <ride> prima stava dicendo: Ma come dice lo chef Marco Danelli, chilometro? Beh, non è chilometro zero, è chilometro giusto. Che Cosa giusto? significa? Che non posso trovare nel mio territorio tutte le materie, perché un territorio non può offrire tutte le materie prime. Devi trovare le buone del tuo territorio e le buone anche degli altri, degli altri territori. E, Fatto questo progetto e messo in piedi questo progetto, avevamo la necessità di inserirlo in una scatola, in, una, in un contesto. In un contesto. E, e ci è sembrato opportuno eh, andare a trovare un locale che avesse, diciamo così, un certo spessore. Ed è così che abbiamo trovato questo locale. Eh, è un locale, il locale più antico, il locale storico di, di Monselice si trova proprio in piazza Mazzini, nella piazza centrale. E, e, ed è un locale che per la ricerca storica che abbiamo fatto abbiamo trovato più di 150 anni di storia, ma solo per andare un po' più vicini, nel 1867, in quella saletta che state vedendo in questo momento, ha cenato Giuseppe Garibaldi. Eh, la cosa è anche molto simpatica e gradevole perché come siamo riusciti a sapere questo? Beh, con una ricerca storica di una persona del territorio, le, il cavaliere Riccardo Ghidotti che in un, in un archivio trovò un documento dove l'amministrazione eh, andò eh, dal gestore del tempo, 1800, dicendo: Sta passando Giuseppe Garibaldi, mi raccomando, fategli... Eh, gli onori di casa che poi ci arrangiamo noi a pagare e fu così che un anno dopo questo gestore eh, eh, scrisse all'amministrazione dicendo eh, io avanzo ancora i denari eh, dopo un anno <ride> <ride> della cena di Garibaldi ecco. ma poi passò da Dario Fo e tante, e tante altre persone ecco. posso chiederti una cosa Riccardo? chi ha creato la bellezza di arredarlo così? quindi anche lo stile dentro cioè l'avvicinamento la, eh, tra una cosa è un'idea tua e un... Vai, in, rea in realtà eh, allora, c'è da dire eh. che sicuramente Sicuramente la storia ha portato, ha portato, eh, mi ha dato modo di trovare molte cose interessanti. Dall'altra parte tutti mi chiedono qual è il nome dell'architetto che mi ha aiutato. No, è molto e bello! Da, e dall'altra cioè, parte, e dall parte devo, è, anche cioè. dire, devo anche dire che eh, eh, non sono un architetto no, eh. <ride> e questo per dire che in realtà è, è un'idea un che ho avuto ma insomma, bella, mi bella. sono consultato anche con, con, uh, con il mio staff e pian pianino insomma, abbiamo messo in piedi questo mi piace perché vedi eh, già da come entri e da come lo stiamo vedendo cioè, vedi che è un locale diverso quindi lo, lo stesso tavolo dove Vai a cenare, qui è pranzo e cena, giustamente. Qui è pranzo e cena. Abbiamo una parte di bistro che è la parte frontale dove troviamo anche tutta la parte della cicchetteria che si vede, si vede appunto nel video e che tra l'altro viene rifinita a vista da una persona, quindi un po' di show cooking. Ah. Abbiamo la vetrina del nostro orto, quindi il nostro orto sappiamo cosa offre l'orto perché tutte le mattine ci arriva le cose fresche, poi abbiamo la saletta invece che è un po' più propensa verso la ristorazione. Nel mezzo c'è un bancone importantissimo, uh -huh. che io ritengo importante, si chiama ehm, Tavolo Buonaparte, ed è quel bancone più lungo di 6 metri, sì. eh, è un pezzo unico di legno, quello è un cedro secolare, a cui abbiamo voluto ridare una seconda vita, perché? Perché era un cedro che è stato purtroppo abbattuto nell'uragano che c'è stato in Riviera del Brenta, se non sbaglio, nel 2008, sì. E eh, eh, che è eh, ovviamente, ed era presente eh, in Villa Pisani a Stra. Villa Pisani a Stra sappiamo essere stata la residenza di Napoleone Bonaparte motivo per cui l'abbiamo chiamato Tavolo Bonaparte. Tavolo Bonaparte, adesso. E gli bene. abbiamo dato questa seconda vita. Eh, è un tavolo che può contenere 14-16 persone, ma anche persone che non si conoscono, ed è cosiddetto il tavolo della condivisione. Perché? Perché noi amiamo la cucina in condivisione, cioè spesso chi viene a cenare o a pranzare da noi. Ha la possibilità di prendere un piatto singolo come condividere le pietanze con gli altri commensali. E noi giochiamo molto su questo, anche con una Miss in Plus magari proprio particolare. Pranzo e cena, sì, verissimo. Ma è anche vero che siamo partiti da poco con delle colazioni. Perché? Perché ho ritenuto che la colazione fosse comunque il eh, se non eh, tra i pasti più importanti della giornata e ritenevo che eh, ci dovesse dare comunque un'importanza su questo. Dal motivo per cui abbiamo cominciato a fare le nostre brioche, lievitano durante la notte, le cuciniamo, lo chef prepara la crema, la crema pasticcera, ah, la cioccolata lavoro. e poi le facciamo con le sac à poche. Per chi vuole magari qualcosa di salato, possiamo trovare eh, del pane tostato, il burro, la marmellata, degli yogurt particolari, sono arrivati molto buoni. Anche dalla Francia in questo momento, e, e quindi abbiamo anche una colazione piuttosto, piuttosto importante. E così abbiamo un po', diciamo, ehm, riempito tutta la parte, diciamo così, enogastronomica della giornata di una persona. Dall'altra parte, cosa molto importante, sappiamo benissimo, è proprio la cantina, la cantina dei vini, dove noi. Ci siamo molto orientati sui, sui vini del territorio. Perché? Perché ripeto, come dicevo poc'anzi, chi viene da noi mangia il territorio e beve il territorio. Abbiamo degli ottimi rapporti con quasi tutte le cantine dei Colli Uganei. Poi, invece, proprio con la logica del chilometro zero, per tutto quello che sono magari altri vini, siamo andati in qualche altro territorio, magari non molto distante, cercando proprio aziende, magari piccoli produttori aziende biologiche, biodinamiche, ma soprattutto aziende responsabili. Perché dico responsabile? Perché è uno step successivo a quello del biologico e biodinamico. Biologico che magari spesso è un po' usato non proprio nel modo corretto. Perché un'azienda responsabile deve mettere in piedi tutta una serie di processi che determinano Diciamo così una chiusura di un cerchio eh, che spesso eh, non aiuta le finanze sì. dell'imprenditore. Cioè, ricordiamoci questo: un'azienda responsabile non è un'azienda che guarda solo al business ma guarda anche all'ecosostenibilità. Eh, faccio un esempio: le nostre carni: che sono qui del territorio, le, mh, le scegliamo da un'azienda che fa biologico da 25 anni: è un'azienda responsabile. Parte da quello che offre a ai suoi capi, alle vacche, diciamo così, e arriva poi per concludersi al biogas dove va a riprodurre, eh, a riprodurre con gli scarti diciamo così, delle vacche eh, l'energia elettrica per, per sostenersi. Ecco, questa è un'azienda responsabile e come questa tante altre le abbiamo scelte di lavorare un po' con noi. Senti, io ti ho ascoltato e non ti ho interrotto perché sarei stato un maleducato, ma poi insomma stavi spiegando così tanto bene che uno da casa, soprattutto i nostri amici, i nostri ascoltatori, eh, si affascinano, quindi è bello lasciare parlare sempre l'ospite. Senti, io ho aperto un po' questo cassetto, no? Che tu mi hai detto, posso aprirlo? Sì, sì, fa, guarda pure dentro. E io chiedo sempre agli ospiti, quindi non sei il primo che vado ad aprire un cassetto, ma insomma, chi ci viene a trovare è così, se. Sai, uno quando inizia a dire, domani un domani quando sarò grande farò l'ingegnere, il tecnico, il pittore, il meccanico. Ecco, la tua aspirazione è sempre stata questa, cioè è il tuo lavoro, è la tua scelta di vita oppure nella vita, eh, come per, per esempio la mia, io sono da 35 anni, sono un pioniere della radio e della televisione, oltre che sono stato un ex editore televisivo, ma ho sempre avuto una grande passione, la cucina e tutt'oggi tu pensati alla mia bella età, sono insomma un, un master grill, quindi un cuoco esperto nelle cotture in griglia di cui ci lavoro, quindi ne vado anche molto fiero. La tua invece com'è nata questa idea per, per il ristorante, per, sicuramente per la cucina, ma anche per le cose un po' particolari. Cioè dici guarda, io da grande farò il eh, ristoratore. Oppure che cosa c'è in serbo? Cioè, qual è la tua vera identità? Vedi, vedi Davide, <ride> la mia vera identità non, cioè, non, non, non la conosco ancora. Se io dovessi aprire il mio cassetto dei sogni. Ma beh, che cosa non, avresti fatto se beh, non avessi fatto il... non, vedo, non vedo ancora il fondo, devo non dire, ne dire ne la ne verità, perché, 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 come perché, perché più metto dentro le mani più trovo fuori soldi. Perfetto e, e mi auguro che questa, questa cosa non si fermi Dall'altra parte però sì. eh, io mi occupo ovviamente di tutt'altro eh, Bellissima un, sta cosa È bello. un mondo completamente diverso da molti anni beh, Io faccio è televisione, dopo faccio il... È la mia prima, è, le, è la le mia le prima passione, mi occupo di automobili, rappresento un brand molto importante, ne sono fiero Che automobili? Che automobili? Lexus. No, oh, la Lexus. Eh, siamo qui, certo. non è che poi ti prepariamo la fattura. Eh? Certo, <ride> Lexus Supaudove e sufficienza. Insomma, ah. un'azienda che è in piedi ah. da. Da molto, da molto tempo, molto conosciuta, Giuliatti Futuro. Ah, Giuliati Futuro, è una bella sì, azienda sì, di cui ne sono, ripeto, assolutamente fiero. E tu sei rappresenta: Padova di, eh... beh, io sono originario di Monserice. Ah, di... Quindi c'è proprio un collegamento: ah, è, quello è un... Che ti chiedo, è è da... un collegamento, assolutamente. E ormai cosa. da qualche decennio, insomma, eh, lavoro nel mondo delle automobili, che è la mia prima passione. Perfetto. Ma poi la seconda passione. Contando, è la che, contando che poi ne ho una terza ma te ne parlo a telecamere spente. ah e... vabbè, vabbè, vabbè. E... lei mi ride, non rida comandante deve... io vorrei che scusa un attimo scusi comandante qual è la... Beh, lei ha la, la, la grande passione è un bravo tecnico quindi eh, sappiamo sì. ma la sua cosa che non conosciamo qual è? Mi sa che è la stessa di quella del nostro ospite. Dipende <ride> perché non abbiamo. Dipende. <ride> vabbè. Allora, non a al suo livello, ma di auto diciamo. No, 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 non so. mi interessa. Ma eh, eh, è anche la terza, ma non È la terza, ma proprio la terza, vabbè. Dopo la telecamere spente. Sì, eh, eh, la telecamere eh, spente le di eh, Pensa comandante che Davide per terza. Alla Fiat 500 esatto, quindi ho la terza <ride> che ha quattro marce. Ho avuto una Seat Taka F126, ho eh, avuto la SEA sempre Wikipedia la vedete. E qui, quindi questa, questa, sì. questa seconda passione in realtà nasce da molto molto giovane, quando un po' tutti, diciamo così, siamo stati in una sala di un ristorante, in un albergo o quant'altro, magari per cercare di recimolare qualcosa per, nel fine settimana. E questa cosa mi ha un po' aiutato anche ad aprirmi con le persone e ad affascinarmi a questo mondo della ristorazione, dove in un modo o nell'altro, in, in momenti alternati, ho sempre avuto un piede all'interno. Poi eh, ho trovato questo amico e questo professionista, che tra l'altro ritenevo fosse proprio necessario anche, eh, non voglio dire aiutare, ma magari accendere un po' quello che erano le sue ambizioni e, abbiamo, e siamo partiti con questo progetto assieme, dal motivo per cui ringrazio lo chef Marco Danelli, che ha creduto in questo progetto, che crede tuttora in questo progetto e che è il capofila poi di quello che realmente troviamo nel piatto, perché poi in realtà eh, si, 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 potremmo parlare delle ore su tutto questo, su, sulla, sul, sulla filosofia del cibo, ma la realtà dei fatti è che chi viene in ristorante o chi va in un ristorante, la cosa più importante è che esca e possa dire: Ho mangiato bene. È la cosa più importante, sono stato bene, il servizio è stato buono. Eh, ma tutto, ripeto, deve partire dal piatto. E, e mi auguro: insomma, i primi feedback che ci stanno arrivando sono assolutamente positivi. Ma eh, il primissimo, tra l'altro. Proprio eh, condiviso con Michele, eh, poco dopo un mese dall'apertura eh, siamo, siamo stati pre eh, precipitati in un concorso, il quale il concorso poi ci ha portato alla finale, ci ha portato anche a prendere un premio di cui siamo molto orgogliosi e ringraziamo soprattutto, che è il, il primo concorso gastronomico del piatto di Federico II, che era proprio incentrato nel territorio monselicense dove si andava a sviluppare questo piatto eh, pensando a quello che Federico II avrebbe potuto poi trovare eh, in un banchetto in quel periodo nella nostra cittadina. E vi assicuro che è stata un'impresa abbastanza dura eh, perché tutti erano lì, lì, ma loro sono riusciti a dimostrare ai nostri giudici che avevano forse una marcia in più. Beh, beh insomma, quindi eh, è sempre bello insomma, conoscere un po' anche eh, ed entrare dentro nei, nei nostri ospiti, quindi capire un po' le idee, sai? da grande farò questo, quindi eh, c'è la passione quindi sei riuscito a mettere a fuoco due cose, il tuo lavoro come imprenditore soprattutto nelle, nelle auto e, e successivamente un po' come le classiche rotaie del treno che sono parallele ma in questo caso gli abbiamo messo anche nella, nella, così, nelle, nelle parallele anche uno scambio, quindi sai che ci sono sono gli scambi no? e, e lo scambio è quello poi della ristorazione, quindi eh, entrare dentro nel, nel, nel tuo locale è stato un po' un sogno che è diventato realtà. Sì, è, è un sogno diventato realtà, non nascondo che dall'altra parte è un sogno in continua evoluzione, perché la stessa ristorazione è in continua evoluzione, ah, sì. c'è anche da dire che in questi ultimi anni il livello di qualità si è alzato moltissimo, la preparazione dei clienti è diventata veramente molto, molto alta, gli stessi clienti sono molto, in maniera costruttiva ovviamente, critici, aiutano spesso a darti hai qualche detto, hai detto la parola giusta aiutano quindi se sei critico e costruttivo va bene se sei disfattista no vuol dire che non capisci niente Suc succede anche no, quello vabbè, ma... ma fa parte del mestiere sì però il cliente disfattista è come se fosse un cliente scusami del termine ignorante che non è una brutta cosa è un ignorante lo vede solo ignora. così I ignora quindi eh, il no, cliente ma... invece che ti dice guarda eh, Riccardo bello ho mangiato bene mi piacerebbe che allora lo ascolti certo. ma, ma il cliente dice uh, 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 che poi eh, alla fine non porti a casa niente vuol dire che non ha messo di meno. Ma presente una cosa che come dicevo anche l'altro giorno, una volta si mangiava per fame, adesso si va al ristorante per gustare. E quindi chi va al ristorante giustamente vuole qualcosa che non può mangiare a casa. Bravo, questo è vero, ma poi quando vai nel ristorante, e penso che non tutti lo fanno, ma eh, sai parlavamo prima di grandi nomi, Buonaparte, Napoleone, insomma che si chiama buona parte, eh, eh, di cognome una buona parte di ristoranti oggi tu quando entri sei veramente molto cioè, coccolato, quindi eh, il cliente lo vedo anche dove eh, lavoro io, cioè va trattato in un dato sistema poi come fai da te i piatti vanno spiegati, quindi non è solamente il cameriere che dice buonasera, benvenuti eh, avete scelto cosa prendete? Una tagliata, una costata un primo, cioè è diversa la cosa, quindi i piatti vanno eh, spiegati Elencati e fatti capire come dicevi tu prima Michele. Quindi una volta si mangiava per fare andiamo al ristorante a farci due spaghetti. Lo spiego, lo spiego quotidianamente quando sì, faccio lezioni. Bravo, cioè, quindi, le emozioni sensoriali sono importanti. Sì, ma il per cameriere sensoriali oh, non è solo il mangiare, l'emozione sensoriale è come sei accolto, cosa vedi, oh, come è disposto il locale, se è pulito, se non è pulito, perché certo. qualsiasi di questi. Uh, di queste posizioni, di queste cose che possono essere storte, ti fanno gradire meno la tua presenza al ristorante. Sì, ma non solo, ma poi oggi quando tu vai al ristorante è molto bello sapere che hai il tuo personale che è preparato, quindi che ti consiglia. Poi Può piacere oppure no, ma è diverso, cioè non c'è più quella freddezza o quella chiamiamola così, o quella barriera che eh, resta solo nella, nella, nella carta, nella, nella, nella scrittura, in quello che tu fai. Se posso aggiungere non solo che ti consiglia, ma anche che ti racconta. Ma eh certo, ma è io parlavamo prima con, eh, con, eh, con Riccardo della storia, se io vado da Riccardo stasera o domani o quando sarà, cioè, quando mi siedo al tavolo. Eh, eh, arriva il cameriero, arriva la persona che ti spiega tutto quello che c'è da, eh, da poter scegliere, quindi nella, nella vastità o nel, nel menù che c'è puoi scegliere, caspita mangio questo, insomma, io dove vado mi faccio fare sempre la eh, specialità, quindi eh, proprio per, per provare qualcosa di diverso, perché se eh, no cosa sarebbe comandante, se fosse una cosa di tutti i giorni, sarebbe… Una barba una noia, sì, ma che, che, che sarebbe che noia che barba? Che barba che noia! Oh, che barba che noia, quindi piuttosto che fosse una barba, una noia, che una barba, uno dice: scelgo eh, eh, proprio la, la specialità. La tua qual è? <ride> non, non nascondo che eh, sono un po' gioco, un po' di parte, per ah cui, beh, gioca... eh beh, però per è... dire la verità di specialità forse ne abbiamo più di qualcuna. Non, in questo periodo stiamo, ah. ci stiamo specializzando nei risotti. Ah, ecco, Il risotto, risotto è oh. un piatto apparentemente semplice, no, ma no, non no. è semplice. È difficile da fare il risotto? Lì si deve partire sicuramente dalla materia prima, dal riso, dove noi abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo scelto delle tipologie di riso alternativo uh. rispetto... Per esempio, visto che insomma, possiamo entrare un po' nel dettaglio del classico Carnaroli che sì. si può trovare. Poi, eh, proprio in questi giorni, abbiamo questo risotto zucca e nocciole, per cui abbiamo questo riso, vialone nano, grumolo della Badesse, invecchiato 30 mesi. La zucca è del nostro orto. Le nocciole, prese in Piemonte, per, esempio, per il, la logica del chilometro giusto. Giusto, bravo. Del chilometro giusto. Con i tosti, Le tostiamo noi direttamente ah. e poi... Diciamo che il resto, l'altro 50 lo sviluppa lo chef. e Questo può essere un altro so ma Che hai uno chef molto bravo. Questo, eh? Co, così, così dicono: no, ma no. Per, me, per me lo è e lo, e lo porto assolutamente in parte: te lo confermo: tanto perché più di qualche cliente quando: ah, sono stato mangiato si mangia benissimo. Quindi complimenti certo, al tuo chef. Fa. Posso spezzare una lancia per il risotto anche due: mm. importanza del risotto. Voi dovete pensare che quando è stato introdotto dai veneziani, mm -hmm. A Venezia il primo riso veniva venduto a chicchi, sì, per quanto costava, e veniva acquistato nel mortaio per fare le minestre, addensare le minestre. Se lo potevano permettere solo i nobili. E poi, quando è diventato risotto, perché prima era riso, se voi ci pensate, è il piatto che rappresenta la festa di San Marco. Risi e bisi. Classico. Verissimo risi e bisi, però ecco la, eh, la specialità Riccardo che c'è nel, nella tua Osteria Ristorante Origini eh, penso che sia molto bello, quindi questo è anche il periodo poi del, della zucca, del risotto magari particolare, del, eh, dei primi insomma, E eh, quindi uno dice caspita ti porto a mangiare un risotto molto, molto giusto, quindi certo. bello. Certo, no, non solo questo perché poi mh, non immaginiamoci una carta eh, da ristorante classica perché non vogliamo che sia una cucina statica eh, perché perché poi abbiamo tutta questa parte dei cicchetti per cui spesso si può iniziare magari cicchettando eh, sono cicchetti fatti preparati dal nostro chef e poi rifiniti, rifiniti al momento spesso a vista abbiamo le focacce lievitate 72 ore queste focacce che poi eh, gli ingredienti sono quelli che poi il nostro orto ci può dare, ehm, per cui posso partire con un cicchettino, poi passare con una focaccia in condivisione, certo. quindi tagliata a pezzetti, e poi ognuno si può scegliere un po' qualche piatto. Da non molto abbiamo messo una vetrina di carni, dove avvengono delle frollature, noi riteniamo no, di non dover andare a frollature eccessive, Carne, carne biologica, non solo di manzo ma anche di maiale, perché il maiale nasconde qualcosa di molto interessante. il Maiale, posso dirtelo, ma sempre è sempre è, hai, è un, un, maiale, un sapore, assolutamente un gusto, un, senza nulla togliere il resto la resto del mercato e soprattutto sdoganare questa idea che il maiale è una carne grassa. Non è così, non è così. Dipende, poi dipende è la, cioè, certo. se tu mangi gli ossetti, le costine, certo, è chiaro, ma va, se tu valissimo. vai a prendere una parte del maiale, c'è certo. una parte del maiale che è straordinaria. Certo, assolutamente. Eh. Noi proprio in questo periodo stiamo, stiamo uscendo con, con delle costate di maiale, eh, costate di maiale con una cottura particolare perché raramente si, vede, si, si, si offre il, il maiale con una cottura, diciamo così, con questo colore rosastro. Oh, rosastro. Eh, però essendo dei maiali che arrivano dall'Umbria. E che hanno sempre, diciamo così, sono sempre stati lasciati i mezzi boschi allo quindi, stato brado è stato brado, esatto. Eh, abbiamo avuto la possibilità anche di cucinarlo magari un po' meno, di renderlo anche un po' più morbido. E quindi ricordatevi che eh, anche sul maiale si può prendere soprattutto e gustarlo come è cotto, cotto nel modo giusto. Quindi con quel eh, rosato che non è poi troppo rosato, ma è un rosato che si avvicina più al, al bianco. Quindi è esatto, bianco. Eh, quindi la cottura diventa buona. Non è secca quindi non andiamo a seccare la carne ma gli diamo quel giusto quel, diciamo così quella giusta cottura e gli dice caspita che buona e con un sapore che vi posso garantire è veramente unico perché è così insomma. E comunque io da narratore del gusto, eh. sentendo raccontare i piatti, ho colto la parte eh, stupenda che è la parte dell'origini ah, sì. e della contemporanea. Ah, certo. Origine, lui mi ha raccontato un risotto con la zucca. Origini e nocciole, cioè non è un piatto tipico che puoi trovare dappertutto, è un piatto studiato per accontentare i gusti, per sollecitare i gusti e per far sentire le differenze, quindi una cucina contemporanea utilizzando dei prodotti che sono. Fanno parte delle nostre origini. Dopo, adesso io sapete cosa faccio? Dopo, hai portato anche dei cicchetti che li faremo vedere, quindi magari vi alzate. Certo. Ho visto che hai portato l'olio e anche le cose tue. Adesso, comandante, facciamo così: portiamo i nostri ospiti. Come sempre, io mi metto la mia giacca da cuoco. Perché adesso vi porto al Parco Hotel ad Abano Terme, dove ci aspetta, anzi, dove aspetta la mia insegnante, che è sempre molto brava, che è la nostra Lidia. Perché so che anche oggi voi sapete che la nostra trasmissione di tutto di più è proprio focalizzata sulle cose buone della cucina e anche sui posti importanti. A Terme, sapete che è un posto bellissimo, meraviglioso, alle pendici proprio dei nostri colli eugani e ci sono tre hotel importanti che sono il Parco Hotel, l'hotel al Sole e l'hotel Eden, di ultima devo dire, proprio entrata della famiglia Albertin. Lidia, che è sempre molto brava, che devo dire è una delle bravissime, cioè tu pensi che Riccardo conosce sei lingue, quindi potrebbe aver detto... A me non toccatemi la cucina, quindi dirige tutte e tre le cucine, mattina, mezzogiorno, sera, è una donna, guarda, è un caterpillar, che io, è una donna, una signora, una mamma, quindi bravissima, ma ha un dono, quello che sa fare le cose semplici, quindi è un po' la mia insegnante, io che sono un master grill, che magari di primi, sì, ci vado d'accordo, ma non è che poi siano la mia grande passione, mi piace più la carne, mi fanno, lo fa. Adesso ti do io delle belle lezioni, quindi vieni e facciamo tutto. Quindi anche oggi vediamo che cosa vi prepariamo di buono, portando proprio i nostri amici. Vediamo Oggi che cosa vi prepariamo? Prego. e l'altro vuol dire che allora c'è qualcosa sicuramente, come direbbe qualcuno, c'è qualcosa che bolle in pentola e per controllare ci vuole il mestolo. Quindi oggi vediamo la linea invece che salutiamo e che ringraziamo. Ciao Davide. Perché, <ride> grazie. Perché vedete che ogni giorno noi siamo sempre qui pronti ad, soprattutto ad ascoltare i tuoi consigli e a dire un grazie a tutte le persone che ci seguono perché stai avendo un successo incredibile proprio qui. Lo ricordiamo dal Parco Hotel. Qui siamo ad Abano Terme, nelle terme più belle d'Europa e in uno degli hotel. Più grandi e più belli, soprattutto di Avro Terme, con l'idia che è la nostra cuoca. Esatto. Oggi cosa prepariamo? Oggi ho visto prepariamo che hai preparato? gli straccetti di pollo con i peperoni. Quindi, ingredienti? Ingredienti, semplicissimi. Abbiamo il petto di pollo, sì. una cipolla, che abbiamo una cipolla rossa, qualche peperone che li hai già preparati, li ho già lavati cioè, preparati, è ma è, facile, sì, è una questione di pochi istanti. Sì che taglieremo poi a listarelle, sale e un pizzico di farina e dell'olio extravergine di oliva, perché ricordiamo che noi utilizziamo sempre l'olio extravergine nelle nostre preparazioni. Benissimo, partiamo allora. Partiamo. Partiamo innanzitutto con il preparare i nostri straccetti di pollo. Ecco, quindi conviene sempre prendere un petto di pollo intero per poi dopo fare gli straccetti, perché sai che ci sono già anche gli straccetti preparati. Sì, però non sai mai che cosa ti mettono nel. Ecco, scritto. sai perché ti chiedo questo? Perché è un consiglio che dobbiamo dare ai nostri telespettatori. Ecco, se le nostre amiche prendono il petto di pollo intero, tagliarlo non è complicato perché è, ha soltanto un piccolo sicino centrale che basterà togliere con il coltello ma eh, il, sia il costo che la qualità del petto di pollo cambia. cambia. Mentre se prendi lo stracetto già preparato è un prodotto che comunque viene lavorato e eh, sicuramente incide sul costo del petto di pollo. Ecco, io quello che stai facendo, così spiego anche da casa. Abbiamo preso un petto di pollo, l'abbiamo tagliato lo sto a eh, lo stai sfilettando, tagliato a metà tolgo, e poi fatto a fettine. Ho il mio ossicino centrale che è piccolissimo. Ecco. Eccolo qui, possiamo tenere anche questo pezzo di polpa qui. Questo lo scartiamo. Il petto di pollo va venduto già pulito per cui non c'è niente da scartare, tranne che quel piccolo ossicino, e va preparato proprio così a fettine. A fettine e poi ancora a listarelle, perché poi nella nostra preparazione. Tutto sarà preparato in striscioline. Ecco perché va fatto questo: proprio perché sono striscioline molto piccole, quindi vedete ecco la strisciolina del, del petto ecco, di pollo, com'è. Vengono fuori delle striscioline piccole così. Proprio straccetti. Esatto, degli straccetti. Solo che li abbiamo fatti noi e non li abbiamo comperati già fatti, ecco questo è importante ricordarlo. Una volta preparati gli straccetti, prendiamo la nostra cipolla, la tagliamo a listarelle anche quella come si dice a julienne julien quindi la preparazione va sempre fatta tutta al momento come, come avete visto ecco qui tutto a listarelle sia la cipolla che andremo a mettere nella nostra padella con un filo di olio sia i peperoni ecco quindi prepariamo la padella con la mezza cipolla messa lì e stessa cosa facciamo per i peperoni, giusto? Esatto. anche questi Intanto cominciamo, mettiamo un filo di olio. Devi mettere tutto assieme o parti solo un Io Parto qui? con la cipolla, poi aggiungo i peperoni. Ah, nella... perfetto, quindi i peperoni, ecco, ricordate che i peperoni vengono aggiunti dopo. Sì, ma non molto dopo perché poi la cottura viene, diciamo, in simultanea. Quindi bisogna essere anche veloci nel, nel preparare le altre eh, listarelle ecco la stessa operazione come abbiamo detto la facciamo proprio a listarelle pronti per poi mes essere messi dentro nella, nella padella nel momento in cui poi la cipolla sarà quasi ripeto quasi rosolata ecco stessa cosa vedete tutte le listarelle per dargli un po' più di colore mettiamo l'arancione, il rosso e il verde, così insomma anche il piatto stesso. Il piatto viene bello, allegro, colorato. Cioè. E infine, eccolo qua, il nostro peperone verde che anche questo viene preparato tutto a listelle, pronto per essere messo praticamente nella nostra padella con la cipolla. Ecco, aggiungiamo il nostro peperone alla cipolla. E il tutto lo facciamo rosolare per facciamo un po' di tempo? Lo facciamo rosolare intanto che si ammorbidisca, fin tanto che si ammorbidisca il peperone non ci vuole molto quindi non deve essere cotto ma solamente non cotto anzi se rimane quella nota croccante del peperone è anche meglio da un punto di vista organolettico per cui io le lascerei ecco no. sai perché ti chiedo queste cose? perché è giusto far sapere anche da casa Sì, sai... non si deve disfare il peperone no. cioè deve rimanere abbastanza croccante quindi esatto. sì, ci sono alcune preparazioni di pollo con peperone che in cui il peperone si disfa, il pollo si amalgama, ma non è il nostro caso. Un pizzico di sale. Ecco. Ora io questo lo ritiro leggermente, adesso vedi che sì. si è un po' colorito, lo ritiro per un attimo sì. e nella stessa padella spadello anche il petto di pollo a listarelle. Alla fine uniremo il tutto. Sempre un filo di olio, non, um, non stiamo a cambiare padella perché... perdiamo un pizzico di farina. Ah ecco, vedi, questa è un'altra cosa. Perché la farina? La farina ci permetterà di creare, amalgamare il, il piatto e creare quella... Um, Crosticina. Cremosi no, cremosità del piatto in, in, nella parte finale della cottura chi usa anche l'amido di riso o la, la fecola di patate ma io preferisco la farina perché la fecola di patate tende a lasciare il piatto un po' gelatinoso ho oh, capito ecco vedete questa io è una cosa che non, che non conoscevo quindi eh, ben venga a sapere rivolliamo allora, le nostre striscioline aiutiamo sì. con questa pinza e poi le spadelliamo, eccole qua. vedi che cominciano già a rosolare. Ah, chi lo preferisce può aggiungere anche del pepe o del peperoncino per rendere più cara... per dare un po' di carattere al piatto, ecco. Sì. Io dovendo preparare per grandi e anche per piccini cerco di evitare i sapori troppo forti, per cui non uso ehm, abitualmente le spezie a meno che non venga dichiarato nella ricetta, per esempio se fosse un pollo al curry, il curry naturalmente ci lo devo mettere. Delle... O, o gli spaghetti all'aglio olio e peperoncino, logicamente. Beh, non ci vuole chiamo. il piccante, è chiaro. Però, Però in questo caso qui nel caso in cui non venga dichiarato nella ricetta cerchiamo di mantenere un, um, un sapore abbastanza quindi che possa andare bene più o meno a tutti insomma e che, che non sia magari troppo esagerato magari per coloro che, che non apprezzano le cose piccanti saporito ma non troppo esagerato ecco. vedi che cominciano già a prendere il colore i nostri, le nostre striscioline di petto di pollo Ora a questo possiamo aggiungere il peperone che avevamo saltato in precedenza, il peperone e cipolla che avevamo saltato in precedenza. Quindi tutto assieme va tutto di... assieme. Eh, eccolo qua, guardate, senza nessun problema va tutto quanto mescolato e spadellato, ecco, per chi sa fare la spadellatura. Proprio per far chiaramente amalgamare, ma prendere anche il giusto sapore. Del, de, del piatto che vi stiamo preparando che ripeto è un altro piatto molto semplice, molto facile. Vedi io, qui non ho aggiunto nulla tranne il sale. Il filo d'olio e il sale, sì. Ecco. Lasciamo il nostro coperchio per un minuto in modo che si crea quell'umidità che possa portare avanti la cottura a cuore del pollo, ma essendo straccetti sono praticamente già cotti. Ecco, questa avete visto, io pensavo solamente invece, invece la padella va coperta proprio con... Ma per qualche istante, non tantissimo, giusto per creare quell'umidità che poi farà amalgamare tutti i sapori e creare quella, crosti, quella cremina che ti dicevo prima, esatto. dovuta all'aggiunta della farina. Meraviglioso. Davide, vedi che si è fermato quella sensazione? Ah, esatto, proprio quella, quella salsiccia. Grazie all'umidità che c'era nella padella. Che è importante e che serve soprattutto per il condimento. Sì. Bene, quindi andiamo a servirlo, anzi a versarlo nel... Il nostro piatto di servizio, questo lo possiamo tranquillamente mettere in centratavola, ecco qua. Con un petto di pollo intero così, insomma, in quattro, anche se si è abbastanza affamati, si può sicuramente... Esattamente, sì. Gustare. Ecco, guardate che portata, ma anche e soprattutto che colori, cioè esatto. quindi sono i colori della nostra primavera-estate. Abbiamo fatto un piatto molto estivo, molto leggero. È talmente tanto bello che noi quasi quasi vorremmo portarlo a casa vostra, però vi diciamo, venite voi, venite voi proprio qui a gustarlo al Parco Hotel ad Abano Terme. Sapete che ogni giorno c'è questa, c'è una ricetta, ogni giorno c'è sempre una ricetta diversa e ogni giorno c'è qualcosa proprio da gustare, anche di tipico nostro. Perché... Sì, questo non è un piatto tipico nostro, però è un piatto giovane, semplice e diciamo anche defetto. Molto defetto, ma soprattutto anche di buon gusto. E allora se il buon gusto ha un nome, si chiama Buon Gusto al Parco Hotel con la nostra cuoca Lidia e con noi che poi dopo noi ci rivediamo sempre domani. Stessa ora, come sempre, qui a Caffè TV24. Grazie Davide. Lidia, grazie, grazie a voi e mi raccomando seguiteci e veniteci a trovare in via Flacco da Valentina. facile e nello stesso momento anche, eh, devo dire, molto molto gustosa quindi grazie Lidia come sempre per queste cose molto due petti di pollo, straccetti cose, però bisogna saperli fare come sempre senta comandante, facciamo una cosa mi porti in questo bel locale quindi mi metta dietro eh, le immagini prima che ci spostiamo eh, nell'altra parte del nostro studio perché così Michele e anche Riccardo poi ci fanno vedere cosa ci hanno portato quest'oggi quindi mi metta dietro questo bel locale che è così bello, poi a quest'ora qui oh che bello, proprio, guarda Te, entriamo dentro e mentre entriamo dentro andiamo proprio a trovare Michele e Riccardo che nel nostro tavolo ci hanno portato qualcosa di molto particolare. Ma degli, eh, volevo il filmato. Qual è il filmato? Quello che, che gli è arrivato via web. Ah, allora, ecco, eh, quello... Non è, non è arrivato. Dice che è arrivato. Eh, non è arrivato. Se non è arrivato... Prova a verificare, se lo trovo dopo vediamo. Eh, iniziamo a vedere questo e a parlare un po' di questo. Prego. Cicchetti. cicchetti, È la parte d'entrée, diciamo così, del nostro locale, però è una parte comunque fondamentale, perché? perché appena si entra si troverà questa vetrina a vista con tutti i cicchetti che poi vengono rifiniti. Ovviamente ho portato i cicchetti, non ho portato quello che sono veramente tutti i piatti poi della ristorazione, perché sarebbero diventati forse sì, complessi sì. e mi permetto di dire, io diciamo così, gioco un po' di testa, ma il mio uomo... In questo momento in cucina per quindi... cercare di soddisfare, eh, soddisfare i palati, <ride> i palati curiosi. certo eh, quindi giochiamo un po' con i cicchetti, che in realtà, come vedete, sono sicuramente molto, molto semplici, ma eh, dove si va un po' a quello che sono le origini. Giro largo per poi arrivare ad uno in particolare, <ride> che è quello che. Eh, Forse il più conosciuto, il must, direi, uh -huh. di, di, mh, della nostra osteria. Beh, partiamo con un bacalà, con un bacalà alla Vicentina, baccalà. dove abbiamo fatto una ricerca importante mh, del bacalà. Per assurdo, qui noi non utilizziamo nessun tipo di farinaceo, ma ah. utilizziamo solo il bacalà ed acqua con un po' di prezzemolo, con una polentina fritta in olio extravergine di oliva, di nostra produzione. Tutti i condimenti. Eh, tutto quello che viene condito con olio extravergine. Me lo extravergine, dopo che viene via. utilizzato quello... con olio extravergine di oliva. Io, che sono una Che una una produciamo, di olio. Che produciamo ad, ad Arco a Petrarca. E questo è il nostro baccalà. Ovviamente potrei stare qui a descriverlo molto, ma invito tutti a venire nel locale e poi a provarlo. Passiamo poi a una patatina novella. La patata novella è del nostro orto dove abbiamo messo allora. una, un, un fondo di mousse di acciughe del Cantabrico per poi andare, a ritornare su quello che è il nostro territorio e andarci a mettere un'oliva dei nostri oliveti in salamoia ed un cappero. Eh, un attimo, comandante, scusa, Fermati un attimo sulla, sulla patata perché è molto bella, è semplice però, guardate la... Ecco, la eh, compostezza e soprattutto il, io lo chiamo così, questo fiore fatto con l'acciuga, giusto? Eh, no, l'acciuga è la, la mousse sì, sotto. La mousse, questo la mousse, è eh? il capero. Ah, il capero. Ed è il capero de, del colle della rocca, cioè ah, bene, il colle bene. che è a qualche centinaio di metri dove ci sono... Le piante di capperi pubblici, sì. ci sono due chilometri di capperi pubblici. Ma pensa E, sì. e abbia, le abbiamo riportati, riportati nel piatto con un'oliva. Un ma molto, sono quelle cose delicate che sono. Mozzarella. Eh, mozzarline ripiene con l'anduia e sempre le nostre olive, un piatto fresco eh, che va sempre bene facile mozzarella. Le mozzarella, sì. con le mozzarline non si sbaglia mai poi possiamo un po' invece passare in quello che sono invece un po' il mare per cui andiamo su un polpo un polpo eh, che è stato eh, um, che è stato lessato direttamente, direttamente in mare con su un letto di salsa di pomodoro che abbiamo prodotto quest'estate con la produzione dei pomodori del nostro orto, sempre la patata novella ed il cappero e l'oliva, quindi molto simile come gusti alla patata novella. Un crostino con un lardo di montagna. Ah, montagna. Che il gusto ci guadagna. Che il gusto eh, ci guadagna. La, me, e questo penso sia sì, uno dei piatti più semplici ma più sfiziosi e gustosi eh beh, certo. eh, che ci siano. Questo poi noi lo, eh, lo riscaldiamo, lo intipidiamo, ovviamente il lardo va a voglia e qui possiamo, possiamo solo so immaginare per voi, eh. Finalmente arriviamo poi al nostro cicchetto master ah. che eh, si chiama Le origini dell'uovo. Spiegaci un attimo. Potrebbe sembrare un semplice ovetto, in realtà è un uovo biologico? Eh, fattoria Ponchio, per cui una fattoria che conosciamo qui del territorio, certo. dove noi stessi abbiamo visto e vediamo quasi quotidianamente le galline che producono queste uova che scorazzano nel cortile, sappiamo benissimo di cosa si cibano ed è il motivo per cui poi con una, eh, con una cottura eh, a bassa temperatura andiamo a produrre questo ovetto biologico. Eh, con 22 minuti a 68 gradi e lì troviamo, troviamo un uovetto con l'interno molto morbido, eh, non certo liquido ma morbido, su un letto di salsa di soia tonnata condita con l'olio extravergine di oliva sempre di nostra produzione, della tempura di mais sopra in olio extravergine di oliva e per concludere del carbone vegetale. Questo è un cicchetto che va servito con il cucchiaino e siamo conosciuti per questo cicchetto, per cui chiunque Beh, passi io... da noi un calice di vino e un'origine dell'uovo lo deve sicuramente prendere. Devo assolutamente, <ride> anzi bisogna assolutamente non... Questo eh, in non... realtà è solo esclusivamente l'entrata diciamo eh, del nostro locale per poi andare alle focacce che di nostra produzione che poi condiamo in base a quello che troviamo anche con l'orto. E poi sedersi a tavola e partire con la parte del ristorante. Ah, io penso che veramente, guarda, oggi eh, Riccardo ci stai deliziando, permettimi di dire così, di utilizzare que questa parola, con una minima parte di quello che tu hai portato, certo. ma che poi sicuramente eh, ci sono tante e tante cose che si possono gustare. Quindi. Intanto partendo già dal vino di tua produzione, quindi sì, certo, dall'olio di tua produzione, beh. abbiamo questo, questo, questo splendido bianco, eh, non per nulla tutti e due i vini, il, il bianco e il rosso, Opa. sono prodotti a VO, eh, zona che conosciamo moltissimo, in due versanti diversi, però la zona è assolutamente, è assolutamente quella, marchiati entrambi biologici e DOC. Eh, abbiamo per esempio questo, questo vino rosso che abbiamo presentato il 31 in una nostra cena, eh, dove abbiamo un 60% di Merlot e un 40% di Cabernet, di cui il 30% è un Cabernet Franc Cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo preso il 10% del totale del vino e l'abbiamo eh, messo in barrica, in legno, e poi l'abbiamo aggiunto all'altro 90% che invece era in acciaio e quindi abbiamo questo vino comunque giovane. Comunque, passatemi il termine beverino, eh, il, il classico vino della casa che però ha comunque dei sentori di legno e è comunque un vino con una certa corposità. Ecco dopo io ho visto che, che Michele ha fatto un bel servizio che magari lo faremo vedere proprio cioè, in Marti settimana. Sta spiegando no, 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 ma infatti ma abbiamo qui chiaramente Riccardo, <ride> sì. quindi sarebbe una doppia cosa, però no, in no, settimana, anche magari anche la settimana prossima, se Riccardo fa piacere, poi Michele insomma che è il nostro narratore del gusto ed è quello che ci organizza tutti questi appuntamenti. Faremo proprio vedere nello specifico all'interno tu che spieghi assieme con il tuo eh, chef, con, il, con le tue cose, insomma, quindi faremo vedere tutto il filmato che penso che sia eh, molto interessante perché entriamo proprio nel dettaglio, giusto Michele? Certo. Eh, quindi, visto che abbiamo anche questa cosa bella la prossima settimana, quindi. Eh, non virtualmente, ma in qualche modo, insomma, aspettiamo. Eh, ritornerai con noi e grazie, soprattutto a Michele che ci eh, presenta e ci fa eh, avere queste cose che sono uniche. Dimmi Michele, so, sei là, però io so che tu vuoi andare ad assaggiare. No, devo, sei, devo sei come dargli. il comandante, sì, esatto, esatto. <ride> esatto aspettiamo no, questo momento. Sinceramente, io eh, eh. ho avuto la fortuna. I averli già assaggiati questi. Sì, ma tu dici siccome. Eh, però qua, mi mancava eh, quello eh, con, la, con il lardo. Eh, perché... Sapevo io che andavi a. <ride> <ride> Prego. Allora. Guarda, sei il narratore <ride> del gusto, e trovo giusto che tu, insomma, ci narri un po' questo, eh, questo buon eh, cicchetto. Che giustamente, i... come ci ha detto Riccardo, sì? andrebbe un po' scaldato. Vabbè, adesso, però non essere troppo pignone, eh, Non è che, che abbiamo. Eh, andrebbe scaldato, la... ma qui abbiamo due ingredienti due. Eh. Uno è il pane e l'altro è il lardo. Il lardo, ve ne ho descritto prima, è il certo. lardo di montagna, per cui immaginiamoci eh, l'allevamento, dove può essere stato, cosa hanno, cosa hanno mangiato e quali sono poi i profumi, perché poi ricordiamoci che le carni prendono certo. poi quello che in realtà mangiano, mangiano le bestie. Ma qui il eh, secondo ingrediente è il pane, il pane che viene prodotto a 20 metri dal nostro locale da un panificatore che. Eh, in, produce proprio a livello artigianale quindi come una e volta quindi, e quindi siamo partiti dalla montagna siamo arrivati a quello che è il nostro pa paesello e abbiamo riportato due, due gusti assieme insomma, eccezionale ecco, come territorio, Michele? eccezionale grazie manca solo un tocco come dicevo io ieri eh? se ci fosse anche un gamberetto rosso di marzara del Vallo sopra? Certo, ci potrebbe <ride> stare, eh. Ci, ci stare, per carità. Aggiungi un posto Dal, a tavola, aggiungi cioè, un ingrediente, certo, quindi... certo, e qui potremo andare appunto dalla montagna alla pianura padana. All al mare. Al mare. Beh, intanto volevo ringraziarvi perché hai visto il tempo, non è volato, è eh? praticamente. Eh, perché Grazie prima bello. quando è arrivato Riccardo, fa: quanto tempo stai qua? Due ore e mezza. Ah? Fa due, dico che non ci bastano per poter far vedere tutto, ma poi questo filmato qua, che è molto bello, lo faremo vedere la, la prossima settimana. Quindi andremo a conoscere proprio il tuo, la il tuo. chef, la cucina è bello vedere dove si lavora, perché dove si lavora c'è la possibilità poi di capire esattamente come vengono costruiti i piatti. Guarda, quindi, guarda che verdure, no, no, no ma le guarda. Io mi appassiono ogni volta. che no, le... no, no, ma guarda, eccole qua, sono eh, proprio verdure, vedi, di, 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 del nostro orto. Del, del vostro orto. Quindi sicuramente Michele ci racconterà, visto che tu sei poi il nostro narratore del gusto, proprio tutto nei minimi dettagli. Quindi andremo proprio a vederla e ad assaporare tutto la, eh, la prossima settimana in questo eh, bel video, perché secondo me... Per dimmi, esempio una cosa che io eh. non avevo mai assaggiato, che mi ha fatto assaggiare Marco su questo piatto, sì. è il prezzemolo fritto. Allora ah, non ho mai mangiato nemmeno io, prezzemolo fritto che ha messo sopra questo piatto di pasta. Hai ah, uno pasta. chef molto molto giovane, quindi vedo eh, sì. giovane con le. Molto, eh... molto giovane, ha eh, poco più di 25 anni. E... Però devo non nascondo che eh, ha cominciato eh, questa professione alla di 14 ah, anni. Sì, quindi... quindi, ah. quindi quindi in realtà ha già i 10-12 anni di esperienza. Si vede, si vede, po'. si vede. Quindi eh, l'esperienza, la professionalità e la passione. Dimmi. Anche la pasta è una pasta particolare. <coughs> certo. Un integrale. Sì, noi utilizziamo pasta integrale del Basso Polesine. Questo è un produttore di pasta, eh, fa bassissime produzioni. Diciamo che non abbiamo scelto noi lui, ma lui ha scelto noi. Bene, è una pasta iperproteica, fa circa 20 grammi su 100 di proteine e a basso, a basso indice glicemico questo ti permette anche di diciamo così poter mangiare la pasta con tranquillità anche la sera senza avere magari un po' di sonnolenza o senza esatto. far l'indice glicemico beh senti Michele possiamo dire una cosa senza che, senza che ci senta Riccardo dobbiamo andarlo a trovare e farci insomma farci conoscere veramente tante tante cose buone, no. tante buone specialità questo è il nostro caposala il responsabile di sala Alessio persona preparatissima con decenni di esperienza bah. Pensate che io sono seduto nello stesso tavolo a te dove pareva. era seduto Galibagli. <ride> e con questo devo dire, intanto ringrazio Titano Pisani del collegamento che abbiamo fatto oggi dalle, dalle piazze, quindi Vai, grazie anche alla, alla signora che è stata bravissima con noi, quindi un grazie a Titano, un grazie soprattutto a Riccardo, ricordo un po' proprio il tuo, il tuo posto perché è importante, che si chiama... Origini Osteria Contemporanea, che si trova a Monselice in Piazza Mazzini. Non potete sbagliare, proprio nella piazza centrale, proprio, la trovate proprio lì sotto i portici. Eccola qua, guardate, eccola qua, proprio origini sotto i portici. Bravo, comandante, che, che è sempre molto attento. Poi devo ringraziare il nostro narratore del gusto, Michele, perché eh, sta portandoci, e dico portandoci perché eh, diventiamo un po' tutti i protagonisti, in posti, in luoghi, in collegamenti che sono veramente molto belli del nostro territorio italiano, ma soprattutto veneto. E io vi porto virtualmente in tutti questi posti. Voi andatevi a trovare. Bravo Michele, io, io, io penso che sia grazie. proprio così. Quindi grazie a Riccardo, grazie a Michele, grazie al nostro Davide Bisello, come sempre, grazie alla nostra Lidia, grazie al nostro, a tutti i nostri tecnici interni e esterni, al nostro comandante che come sempre si dà sempre molto da fare, devo ringraziarlo perché il, devo dire, il successo e l'impegno di questa trasmissione va a merito anche a lui. Cioè, perché sai, io ho una scaletta, poi la spaso, lui di là diventa matto, quindi non è, non è facile starmi dietro, ma è nella barvura e nella professione. Età di un bravo Davide Maggiolo che è il mio comandante. Pensate sì. che adesso a Davide facciamo eh. assaggiare l'ovetto, perché se no non può dire. Sì. <ride> ti, sei, le ti sei salvato in <ride> ti sei salvato in cro. Comandante, grazie. Sono qua sì. Pronto, sono qua pronto. Eh, pronto. Sì, la pubblicità è questo filmato qua che hai realizzato la prossima settimana lo faremo vedere per intero. Quindi andremo proprio a scoprire più da vicino le origini sane e buone del, del tuo locale 10 minuti di pura passione ah, la prossima settimana guarda, <ride> vi riporteremo proprio a voi grazie a tutti noi ci vediamo domani in modo grazie elastico ma ci mancherebbe Riccardo grazie a te in modo elastico perché noi siamo sempre puntuali qui e ricordatevi che oggi è la giornata dedicata alle donne ciao a tutti e mi raccomando mai senza l'ombra a domani grazie a tutti arrivederci <ride> Il cuore di Vicenza a Breganze nasce Osteria Incontro, dal 1961 in Piazza Mazzini dalla storica famiglia Andretta. Dall'esperienza e la passione per la buona cucina con antipasti sfiziosi e i primi piatti con tutta pasta fatta in casa, specialità di carne alla griglia che costituiscono il punto forza del locale con preparazioni ricche di gusto e fantasia. Le specialità proposte seguono il ritmo delle stagioni con serate a tema. Il metodo alla griglia per di ottenere la perfetta cottura della carne, calibrata secondo la qualità e il taglio, mantenendo gusto e sapore di fiorentine, costate, tomahuac, filetto, tagliate che provengono da allevamenti selezionati e garantiti da tutta Italia. Inoltre sono previsti raffinati abbinamenti con i vini più pregiati da scegliere nella nostra cantina. Osteria incontro dal 1961, il posto che mancava a Breganze di Vicenza, ora c'è, a disposizione per pranzi e cene aziendali. Cenone di Natale e fine anno. Prenota il tuo tavolo al 339 87 87 119 oppure 0445 89 7501. Ti aspettiamo. Parco Hotel e Hotel Terme Sole, a Terme. Pensa alla tua salute, al tuo benessere, ad una vacanza unica ed esclusiva. Cure inalatorie, insupplazioni, inalazioni e fangoterapie con presidio medico e specialisti anche in ginecologia e ottorino-laringoiatria. Convenzionato USL, servizi unici per te che cerchi qualità e professionalità e una buona cucina per palati raffinati. Prenota la tua vacanza dalle terme più belle d'Europa. Abano ti aspetta al Parco Hotel e Hotel Terme Sole. Aperti tutto l'anno in completa sicurezza. Chiamaci allo 049-866-9671. Parco Hotel e Hotel Terme Sole. Via Flacco 31 e 72 Abano Terme. Relax e benessere ti aspettano.